E veniamo adesso a parlarvi di Ludovica Valli e Fabio Ferrara. Insomma, la coppia che più di ogni altra sta facendo impazzire le tante fans di Uomini e Donne. Fabio e Ludovica si erano messi insieme a Uomini e Donne al termine del Trono di Lei. Insieme sono andati a Temptation Island e ne sono usciti insieme. Nonostante qualche inevitabile difficoltà. Dopo la trasmissione però sono iniziati i primi problemi. Ludovica voleva completamente uscire dal mondo dello spettacolo, insomma dai riflettori. Mentre Fabio voleva sfruttare la popolarità raggiunta per mettere da parte qualche risparmio, per poi poter vivere serenamente insieme a Ludovica. Insomma, lei voleva tutto e subito, lui invece un po' più riflessivo. Queste secondo me in estrema sintesi le posizioni che sono emerse a Uomini e Donne. Ma lei comunque ha detto chiaramente che fra di loro il sentimento non era finito, almeno da parte lei. Dovevano chiarire, ma a quanto abbiamo capito quel chiarimento è finito molto male. Quindi se una settimana ci chiedevate ma fra Fabio e Ludovica. Ovviamente la risposta era è tutto finito. Ci sono delle importanti novità, infatti Fabio Ferrara ospite di una presentazione e interrogato su Ludovica ha risposta. Ora vediamo. Insomma, dal portone chiuso di settimana scorsa, ha lasciato intravedere un portone aperto. La stessa Ludovica Valli nella sua pagina Instagram ha ricominciato a parlare d'amore. Ludovica Valli e Fabio Ferrara si sono incontrati a Roma secondo una bloggina. Foto di Fabio Ferrara e Ludovica Valli dopo Temptation Island. Per dirvela tutta, una bloggina di Roma ci ha segnalato di avere avvistato Ludovica e Fabio in lontananza ieri mentre entravano in macchina. Di non avere fatto in tempo a scattare la foto, ma ha detto che erano loro. Non sappiamo. Di sicuro sappiamo che Ludovica e Fabio si trovano spesso a Roma entrambi in questi giorni. Se poi abbiano già ricominciato a vedersi a tutti gli effetti, sinceramente aspettiamo a dirlo. Certo, non vi nego che sarebbe bello.